nutrire il pianeta, energia per la vita. Sotto questo slogan, più di 140 paesi di tutto il mondo si sono dati appuntamento a Milano per mettere in vetrina cibi e culture tradizionali durante l'Esposizione Universale 2015. Il mio auspicio è che questa esperienza permetta agli imprenditori, ai commercianti, agli studiosi di sentirsi coinvolti in un grande progetto di solidarietà, quello di nutrire il pianeta nel rispetto di ogni uomo e donna che vi abita e nel rispetto dell'ambiente naturale. È da qui che prende inizio il nostro viaggio per scoprire dove vengono prodotti alcuni piccoli semi, il mais e l'amaranto, fondamentali nell'alimentazione quotidiana, per scoprire chi e come li coltivano, dove vengono venduti, come sono arrivati anche sulle nostre tavole. Eccoci dunque in Bolivia, in Sud America, il continente in cui si coltiva il mais da migliaia di anni e da cui è giunto anche in Italia dopo lo sbarco di Colombo in America. È qui che si coltivano anche i semi di quinoa e di amaranto, oggi sempre più apprezzati in Italia per le loro proprietà nutritive. Il viaggio ha promosso uno scambio tra tecnici agronomi all'interno del progetto Piccoli Semi, Grandi Opportunità. Il progetto Amaranto Piccoli Semi, Grandi Opportunità è nato un anno fa grazie ad un contributo del Ministero Affari Esteri. Ha una durata di 3 anni e ha l'obiettivo di reintrodurre la coltivazione dell'amaranto nell'area di Tarija, che è un'area che tradizionalmente coltivava l'amaranto e poi invece è andata perdendo questa tradizione. Ma non solo ha l'obiettivo di reintrodurre questo coltivo, ma anche di trasformarlo in prodotti derivati e di commercializzarlo sia a livello nazionale sia possibilmente a livello internazionale. E il progetto per i prossimi 2 anni di vita si dedicherà a Tarija, sempre al miglioramento della produzione di amaranto, alla sua trasformazione e alla sua commercializzazione. Mentre si avrà anche tutta una parte che si realizzerà a Cochabamba, dove ci concentreremo invece sulla produzione, la trasformazione e la commercializzazione di mais. Il mercato di Punata, vicino a Cochabamba, è il più grande mercato di semi di mais della Bolivia. Le cholitas, le donne tradizionali boliviane, si riuniscono qui ogni settimana e portano enormi sacchi di mais di varie qualità. Ciuspiglio, morado, cioclo, wilcaparo. Lavoro, vita e natura, per loro, hanno un solo battito del tempo. Alcune sgranano il mais, altre allattano i bimbi. Sanno quello che producono e quindi quello che mangiano. A nosotros, por ejemplo, la pequeña agricultura, la pequeña comercialización es un momento no solo de producción, es un momento también de intercambio social, de relación entre las mujeres, entre los hombres. Muchas veces alrededor del producto, en este caso como ejemplo podemos citar el maíz, alrededor del maíz la gente se pone a desgranar el maíz y también se pone a hablar, a contar qué es lo que le ha pasado en su vida cotidiana, en su vida diaria. Alrededor de la pequeña agricultura la familia crece. Estos roles familiares son muy poco entendidos hoy en día a nivel de ciudad. La gente no conoce, no entiende cuál es el verdadero rol de hacer pequeña agricultura familiar, porque no entendemos que alrededor de la familia crece el cultivo, alrededor de la familia se han creado lazos familiares. Estos son momentos ricos de integración y creo que eso va a ser lo único que se valorice, a que veamos hacia atrás cómo era nuestra agricultura familiar, que poco a poco la estamos volviendo a rescatar en todo el mundo. Il mais, in Italia, è conosciuto per un piatto tradizionale come la polenta. In Bolivia, le donne della cooperativa Juana Gandarillas spiegano invece che per ognuna delle 30 varietà di mais presenti nel paese ci sono altrettante varietà di piatti tradizionali, tutti preparati in casa.
come l'agua de Huminta, la minestra di mais, ma anche i panzerotti di mais, l'api, una bevanda per la colazione, e la tradizionale ciccia, l'elisir degli Inca, fatta con il mais fermentato. Noi che ci consideriamo la civiltà della polenta, perché ha rappresentato per noi un alimento comunque fondamentale, un alimento importante, in questo paese abbiamo appunto scoperto come la ricchezza, la varietà, le moltissime possibilità di usi del mais lo fa diventare lo fa esprimere come una materia prima, ma per davvero una ricchezza di piatti, di bevande, di alimenti che credo possa rappresentare ancora una scoperta. La vita campesina costituisce ancora tanta parte dell'economia boliviana, con un'agricoltura fatta di sussistenza per la famiglia e di piccolo commercio. Hoy un día un poco aquí es un poco medio dificultoso, pero lo que hacemos es levantarnos muy temprano, como será a las 4 de la mañana, porque a veces los terrenos son un poco medio dispersos, ¿no? Levantamos, despachar a los chicos, que es muy lejos también la escuela, es aproximadamente una hora y media, digamos, de camino para ellos. Les despachamos y después hacer el almuerzo y salir con los animales, con los bueyes, sembramos aquí, ¿no? Y salimos muy temprano a los terrenos, sembramos. La mayor parte de mi tiempo dedico es a la agricultura. Eso es mi trabajo. Y al deber de la casa, a la familia, eso. Pero es lo mayor que es sembrar aquí. Soy madre de 3 hijos y vivo aquí en este lugar, un poquito medio alejado de todo, pero es muy bonito para en tema de cultivos y todo. Y hoy en día que estamos haciendo la producción del coime, más especialmente que no lo conocía yo, pero hoy en día voy a hacer este trabajo, pues muy importante en tema de que es bueno para la salud y tiene muchísimas alimentaciones para los niños y así poder salir adelante también un poquito, ¿no? El año productivo hay buen recurso. El año que no hay, también vamos por ahí nomás. No sabría decirle porcentaje, pero para sobrevivir sí hay. Donna Marina è una coltivatrice di amaranto. Insieme ad altri agricoltori del comune di San Lorenzo del Cercado, a Tarica, produce questo seme che è 5 volte più nutritivo degli spinaci. Per Donna Marina e gli altri agricoltori di Tarica si recupera così una coltivazione dei loro nonni. L'amaranto è un pseudo cereale che si coltiva da secoli qui nella zona e che però poco a poco è andato scomparendo dalle produzioni tradizionali dei contadini. La produzione di amaranto qui in Tarija per il momento rimane come un'attività quasi di sussistenza per la gran maggior parte delle famiglie, però ci sono potenzialità per lo sviluppo di questo settore perché tanto a livello nazionale come internazionale sta crescendo rapidamente la domanda sia per il consumo diretto come per la trasformazione in farine e derivati di vario tipo. L'amaranto ha in particolare un alto apporto di ferro, che ovviamente è un vantaggio per tutte le persone, ma in particolare per i bambini. Ha degli ottimi dati rispetto alle proteine che contiene e agli amminoacidi, e l'altro elemento importante è che, essendo uno pseudo cereale, non ha gli svantaggi dei cereali tradizionali rispetto alla celiachia, per cui può essere consumato da celiaci. I coltivatori si sono uniti, seguiti dai tecnici di RENAC, per non abbandonare la terra in cui sono nati. Y ahí hay que hacer la aplicación de curarlo con fertilizantes hechos orgánicos y desyullado, ablandado, y así lo atendimos yo y mi señora, que se llama Juliana Ríos. Tengo 4 hijos, están en Argentina, ellos casi no son adaptados a este manejo de trabajo, de eso ellos más fácil es irse a la verdura allá. La esperanza también, como no hay otra salida en dinero aquí, el maicito es para sobrevivir. Por eso estamos luchando con el coime para comercializarlo, para dinerito, para pasar la vida. Lo que miramos es de que todo este trabajo esté con una base sostenible, es decir, de que tanto las familias campesinas, ¿no?,
puedan tener, digamos, mejorar con esta forma de trabajo, mejorar sus condiciones de vida. En las comunidades que estamos trabajando, el cultivo del amaranto se había dejado de lado, ¿no? Con el proyecto hemos comenzado a incentivar a los productores a recuperar la producción del amaranto. Mencionándoles, haciéndoles una reflexión de que actualmente el amaranto tiene un buen mercado, ¿no? Y es de esta forma de que los productores con el proyecto están conformando una asociación, ¿no? Una organización de segundo piso que llamamos, para que mediante esta organización puedan buscar una forma de comercialización, ¿no? Una forma, en forma conjunta, mirar a la comercialización del amaranto. L'agricoltura familiare è tanta parte dell'economia boliviana, ma i problemi non mancano. Bisogna difendere i piccoli coltivatori contro la diffusione della coltivazione intensiva e l'ingresso della coltivazione senza controllo degli organismi geneticamente modificati. A livello nazionale, desde la OPEB e con le nostre organizzazioni di produttori, lo che noi enfrentiamo è maggiormente il tema dell'agricoltura convenzionale con agroquímicos, ¿no? Nosotros tratamos siempre de contrarrestar, digamos, ese efecto con respecto a la agricultura de escala, de economía de escala. Nosotros como productores tratamos de cuidar primero la seguridad alimentaria. Lo que en realidad la OPEB hace no es solo simplemente producción y comercialización de estos productos, sino que también hace el fomento, digamos, para alimentos saludables en nuestro país. Entonces nosotros nos vemos enfrentados por este tema de los agrotóxicos, los transgénicos, que día a día, si bien no se sabe bien los efectos de los transgénicos, pero nosotros estamos conscientes de que solo cambiar un gen de algún alimento no es algo natural. Entonces nosotros tratamos de contrarrestar todo esto a partir de la pequeña agricultura familiar ecológica, que representa el 95% a nivel nacional y que representa el 70% de alimentos que está dentro de la canasta familiar. Anche in Bolivia, come in Italia, il produttore e il consumatore, nelle grandi città, sono sempre più distanti. È per questo che alcune associazioni si stanno muovendo per promuovere i mercatini a chilometro zero e i mercati di prodotti biologici. Con la Fondazione Agricol Andes si vendono e si fanno conoscere i prodotti genuini. Stiamo intentando revalorizzare tutto questo lavoro che c'è nel campo. Sabemos bien que la migración campo-ciudad es muy fuerte en nuestro país, entonces estamos intentando que los pequeños agricultores, los hijos de los agricultores, retornen, den el valor al campo, den el valor a la producción, y de esta manera también ver la posibilidad de que algunos compañeros que han migrado retornen y empiecen a producir alimentos locales para la comercialización local, básicamente. In Italia, sempre grazie a questo contributo di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Milano, le associazioni di cui ho appena parlato, quindi Aspen, Fratelli dell'Uomo e Celi in Bergamo, anche in occasione dell'Expo, promuoveranno una serie di iniziative sul territorio lombardo, sia di tipo didattico rivolte alle scuole, sia di tipo informativo rivolto alla cittadinanza in generale, sia di tipo tecnico rivolto quindi agli operatori di settore, siano essi agricoltori, siano essi ricercatori, nell'ambito ovviamente sempre della promozione della sicurezza alimentare. L'occasione del progetto Piccoli Semi e Grandi Opportunità è decisamente un momento per poter fare questa visita e missione in Bolivia per scambiare non solo semi di amaranto e di mais, ma anche semi di conoscenze e di esperienze. Con l'occasione, diciamo, di questa visita siamo riusciti anche a riportare in Italia alcuni semi di amaranto e di mais che abbiamo seminato in questo labirinto del mais qui al Ceramacche, che diventa un luogo per possibili incontri, visite future, proprio per dare anche concretezza e simbolo da un lato al lavoro di cooperazione Italia-Bolivia, ma dall'altro anche al tema fondamentale di Expo, che è nutrire il pianeta e energie per la vita.